perché credo che la partita di oggi sia un'ulteriore conferma, almeno per me, di quello che sono le qualità morali di questo gruppo. Sapevo di poter puntare su questa base per venire a fare una partita come questa difficile contro un avversario che viene da 3 vittorie consecutive, un avversario giovane che appunto scatenato da 3 vittorie consecutive di sicuro va preso con le molle in un campo brutto. Venire a giocare in Toscana non è mai facile, di sicuro giocavamo fuori e questo credo che sia il primo punto, sì. Non so da quanto tempo che facciamo, sì. L'abbiamo fatto cercando di sviluppare anche qualcosina per cercare di, non dico di speculare, ma di portare a casa l'intera posta. In un paio di situazioni ci eravamo anche riusciti, poi per carità ci è riuscito anche lo Scandicci in una o due occasioni a metterci in difficoltà, però rispondo a dove è iniziato il discorso. È iniziato dicendo che è un'annata un momento un po' travagliato. Dico che credo che tutti dobbiamo un po' capire che bisogna soffrire. Credo che noi Scandicci, Sansepolcro, c'è da battagliare, c'è da tenere duro e c'è soprattutto da non creare situazioni di sfilacciamento, di demotivazione, di disgregazione. Non che ci siano, però dico, non bisogna andare a mettere alibi di questo genere, perché deve essere un rush finale dove di sicuro ci interessa salvarci, ma ci interessa sapere che abbiamo delle difficoltà, quindi presa coscienza di questo, sì. Le affrontiamo in un certo modo. Quello sicuramente, però ho visto oggi giocare, cioè battagliare di più rispetto alle altre trasferte, no, qualcosa è cambiato forse, no? Ma forse perché la consapevolezza che ecco, bisogna lottare per un traguardo. No, non condivido questa cosa perché la squadra ha battagliato sempre, se non per un quarto d'ora, 20 minuti a Sansepolcro. Poi è chiaro che in delle partite riesce a sviluppare anche gioco. Noi abbiamo passato un periodo di transizione dove siamo passati da dei giocatori che hanno cambiato e ne sono arrivati altri che obbligatoriamente hanno bisogno di tempo. Questa squadra ha bisogno di lavorare e ha bisogno di amalgamarsi, perché 4-5 arrivi in una squadra che è in difficoltà a livello di classifica, sì, possono dare lo slancio, però è anche vero che hanno bisogno di ritrovarsi dentro a certi meccanismi, dentro a certe idee. Ecco, sono arrivati altri due giocatori, tra l'altro hanno debuttato, sì. Bagnetti molto bene, anche questo Bartolini, che ci manca proprio un centravanti classico ma centravanti. Se parliamo di caratteristiche, sì, forse le caratteristiche di Davide sono caratteristiche più di riferimento, ok? Fino adesso abbiamo cercato di fare con i ragazzi che avevamo. Per quanto mi riguarda non posso rimproverare niente dal punto di vista dell'impegno, è chiaro che le caratteristiche poi fanno sì che la squadra si completi e abbia una forma, però togliamo di mezzo alibi, togliamo di mezzo discorsi. Mi è piaciuto molto la volontà fino alla fine anche di rispondere colpo su colpo allo Scandicci in una partita che credo, oltre alle tensioni nervose, sia stata anche un tantino condita da qualcosa di carino. Sicuramente, no, buone treme di gioco. Sicuramente. Il giallo, ecco, il giallo finale, Bagnetti doveva uscire. Sono andato a spiegarlo all'arbitro, ok? Bagnetti aveva i crampi, sì, va bene, però è l'ultima palla, va bene? Preferisco togliere un attaccante e mettere un difensore di centimetri, perché sulla punizione è l'ultima, poi l'ultima decisione prima che il giocatore esca aspetta a me. Gli altri in quel momento purtroppo fortunatamente devono accettare quelle che sono le scelte. Credo che non ci sia niente, l'ho spiegato all'arbitro. Un'ultima battuta, sì. Potrebbe essere un punto di svolta questo, perché da tanto tempo che soltanto sconfitte, ma no, questo tanto tempo, punto non è, in trasferta, ecco, ecco. Da un punto di vista proprio di punteggio. Però non credo che sia un campionato fatto di svolte, capisci? Credo che sia un campionato fatto della ricerca di battagliare partita su partita, perché non possiamo preventivare troppo un cammino, va bene? Quindi svolta a livello di fuori casa, per carità, ben venga, ci mancherebbe altro, però credo che è una classifica, è un campionato, è un'annata dove obbligatoriamente bisogna ragionare su quella che è la situazione, quindi affrontare partita per partita. E domenica in casa. Assolutamente, si riparte.
si riparte. Allora, abbiamo Mario Cecchi, e tra l'altro a Gualdo Tadino lo ricordano con molto amore, perché erano i tempi di un calcio 20 anni fa. Sì, appunto. Vabbè. Adesso parliamo prima di ricordare, parliamo di questa partita, Mario. Questo pareggio, due squadre che hanno bisogno di punti, ecco, un punticino per uno, però siamo sempre lì. Sì, è venuto poi alla fine un pareggio. Direi che avevo detto ai ragazzi di dare continuità un po' alle nostre prestazioni, e i ragazzi l'hanno interpretata bene. È stato un primo tempo molto combattuto, con poche occasioni da gol. Nel secondo tempo le maglie si sono un po' aperte, c'erano un po' più spazi, abbiamo avuto buone opportunità per vincere la partita, ecco, senza diciamo rubar niente, ecco. Hanno avuto una buona opportunità anche loro con Villanova. Sono partite che se non riesci a vincere non devi perderle, e quindi dai, prendiamo questo punto. I ragazzi l'hanno interpretata bene, è stata una partita molto combattuta, come ho detto prima, e andiamo avanti. La strada è ancora molto lunga per noi e per loro, e l'importante è avere una squadra come la mia, ma anche come il Gualdo, che hanno lottato su tutti i palloni, e quindi poi è venuto fuori una partita combattuta. Sì, è stata una partita molto, una battaglia, una bella battaglia, sì, sicuramente sportivamente, sì, sportivamente, certo. Sicuramente. Quando sei arrivato sembrava spacciato lo Scandicci, invece sei arrivato zitto adesso 3 vittorie consecutive, vi siete rimessi in carreggiata. Non era facile, credo. No, abbiamo attraversato un momento molto difficile, delicato, dove abbiamo avuto tanti problemi. Oh, ragazzi, ho chiesto di crederci sempre, perché il calcio poi cambia molto rapidamente. Così è stato, e ora siamo lì a competere con le altre squadre, e quindi sappiamo che abbiamo la consapevolezza che ce la possiamo giocare, e quindi il nostro intento è quello di lavorare ogni giorno per cercare di centrare l'obiettivo, fino a qualche settimana fa insperato. Ora ci crediamo un po' di più, i risultati ci danno un po' d'autostima, e quindi continuiamo il nostro percorso. Come si fa a lavorare a 2 passi da Firenze, dove ci sono altre sirene, dove il calcio insomma è nobile, no? Si lavora bene o è difficile? Ma la realtà dello Scandicci è quella di avere la società che lavora molto sul settore giovanile. Abbiamo un grande settore giovanile, abbiamo le strutture, abbiamo tutto quello che è necessario per poter lavorare in tranquillità. La gente oggi molta era a vedere la Fiorentina, ma è così, lo sappiamo, però l'importante è avere quelle strutture e quell'appoggio da parte della società che ci permette di lavorare in tutta serenità. Vogliamo fare un piccolo Marcord? Ma volentieri, ho visto 20 anni fa, hai ritrovato qualche faccia amica. Sì, guarda, Sante qua, Sante, poi c'è il mio massaggiatore. Vi ricordo sempre molto volentieri, perché ho passato un anno bellissimo, abbiamo fallito per un soffio i playoff. Sì. Mi ricordo che Iaconi mise D'Angelo all'ultimo secondo e ci mise quella palla all'incrocio, se no probabilmente la finale la vincevamo, perché eravamo carichi. Mi ricordo anche la partita dell'andata che l'abbiamo dominata col gol di Serra, mi sembra. È stata una bella annata dove sono stato accolto benissimo, dove sono stato benissimo, e quindi quando avrò il piacere di venire vi chiamo e andiamo a mangiare qualcosa insieme. Una ripatriata. Certo. Va bene, grazie. Grazie. Mario.